opera completata. Sì, è stato complicato per quanto bello e divertente. Ogni punto di colore è un punto di vita. L'idea era quella che questo diventasse un inno alla vita e non un ricordo, un memoriale alle vittime. Volevo che le persone si soffermassero sul perché un essere umano decide di affrontare il mare, mettere a repentaglio la propria esistenza in cerca di cosa? In cerca di un futuro migliore, in cerca di una vita migliore. Allora volevo celebrare questo, la vita. I colori che ritroviamo in questi migliaia di qua sono 12. 12 tinte diverse, tante quanti erano i migranti arrivati ufficialmente sul porto di Crotone nel 2020 con questa stessa imbarcazione. Quindi volevo partire da questo numero, questo numero di persone e portarlo in qualche modo all'opera. Come dobbiamo trattare quest'opera? Con amore, sicuramente come un valore aggiunto, come un simbolo di cui farsi vanto. È la mia prima opera importante a Crotone e questo mi riempie di grande orgoglio, soprattutto perché non avevo mai dipinto un'imbarcazione vera che ha viaggiato con una storia così forte, per cui spero che non sia solo la mia soddisfazione ma anche la soddisfazione dei cittadini.